Allora, terzo ultimo video per oggi. Allora, che parte dallo sport, ma che prende altri aspetti. È un video un po' polemico questo che faccio adesso. Allora, come sapete, l'Italia conquista l'organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina. Faccio subito una premessa: a me delle Olimpiadi invernali non me ne frega un cazzo, questo sia chiaro. Ma ciò non toglie la soddisfazione per aver avuto l'opportunità per il nostro paese di organizzare questo importante evento per chi è appassionato di sport invernali, eccetera, eccetera. E con questo vengo subito al punto. Al dito nel culo che si sono presi i gufi d'Italia. Sì, perché noi abbiamo italiani che gufano contro l'Italia. Alcuni giornali, alcuna certa politica che parlano di sprechi, corruzione, quello, quell'altro. Allora, se ci sono sprechi o corruzione, se sprechi o corruzione, cioè ci saranno, io, cittadino italiano, pago le tasse. Anche affinché la magistratura li scopra. Quindi anziché gufare e gettare ogni volta merda sull'Italia, Travaglio hai rotto il cazzo, Travaglio hai rotto il cazzo, anziché sputare merda sull'Italia, invita i tuoi amici magistrati a vigilare, io pago le tasse anche per quello. Chiaro? Dopodiché, perché l'Italia avrebbe dovuto rinunciare? Panem et circenses, dice lui sull'articolo. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci in una grotta e pensare sempre alla corruzione e all'evasione fiscale? No, fammi capire. Ma tu ce l'hai una vita o pensi solo alla corruzione e all'evasione fiscale? E poi ripeto, questi due indubbi mali d'Italia, paghiamo la magistratura e la Guardia di Finanza affinché li reprimano. Quindi, perché io non devo avere l'opportunità di vedere grandi campioni dello sport nel mio paese, per le tue fisime? Perché? Già il fatto di non aver rinunciato a priori alle Olimpiadi a Roma è già un po' mi dà fastidio, sinceramente. Ma cosa pretendete? Che dobbiamo metterci, ripeti, in una grotta a meditare su quanto siamo corrotti, quando facciamo schifo, quando sia bella la Germania, quando sia avanti l'Europa? Se l'Italia non vi piace, levatevi dai coglioni, andate via! Avete rotto il cazzo! Avete rotto! Avete rotto il cazzo! Voi e i conti pubblici, ora la corruzione, ora le mafie, ora quello, ora quell'altro. Perché negli Stati Uniti non c'è la mafia? Non c'è delinquenza? E organizza i mondiali nel 2026? Cioè, non lo so! Il Brasile è più benestante dell'Italia, organizzato in 2 anni mondiali e olimpiadi? È più benestante dell'Italia il Brasile? Non lo so, questo cazzo di vizio che ci dobbiamo sempre gettare merda in faccia da soli. E non ne faccio una questione di bandiere politiche. Vedere e esultare insieme Sala del PD con Zaia della Lega vuol dire che l'Italia ce l'ha fatta. A prescindere dal colore politico. Quando nel 1984 l'Italia ottenne l'organizzazione dei mondiali del 90, potete anche andare a vedere sui giornali dell'epoca, non mi risulta che Berlinguer, buon'anima che quell'anno poi morì, Berlinguer, Natta, Occhetto si stracciassero le vesti per la corruzione e gli sprechi. No, avevano ottenuto l'organizzazione dei mondiali, punto. Poi ci sono state le corruzioni e gli sprechi, sono stati. Li hanno beccati, si sono fatti il carcere e allora cosa la paghiamo a fare la magistratura? Perché io non dovevo avere l'opportunità di vedere in Italia Maradona, Matteus, Van Basten, Gullit, Careca? Perché? Perché in Italia c'è la corruzione, ma vaffanculo, vai. Allora, per coerenza, per evitare che ci sia la corruzione, allora non costruiamo più strade, non costruiamo più scuole, non costruiamo più ospedali, non costruiamo reti elettriche. Non lo so, torniamo all'età della pietra, torniamo alle candele, così non ci sarà più corruzione, torniamo al Medioevo.
Non costruiamo fognature. Torniamo a cagare nel briso. Perché se si costruiscono fognature girano mazzette. Ma che cazzo di logica è? Io oggi da italiano, pur ribadendo che a me delle Olimpiadi, il mio interesse per le Olimpiadi invernali è pari ai flirt di Belen Rodriguez, quindi non me ne frega un cazzo, però per chi è appassionato è un onore, è un grande evento, ci sarà lavoro, e se ci saranno sprechi e corruzione abbiamo guardia di finanza, polizia, carabinieri e magistratura che paghiamo con le nostre tasse, che provvedano. Basta con questa teoria della corruzione. E se l'Italia non vi piace, e se da Berlino, caro Travaglio, ti ordinano di spalare merda sull'Italia, se l'Italia non ti piace, emigra, vattene, vaffanculo, hai rotto il cazzo. Tu e quelli che la pensano come te. A prescindere dal colore politico, oggi ha vinto l'Italia. Fatevene una ragione. E se l'Italia non vi piace, levatevi dal cazzo ed emigrate. Pollice in su, iscrizione al canale. E ci vediamo per i prossimi video.